Cari amici italiani e tedeschi, mi chiamo Tobias. Oggi sono grato e felice e adesso vi spiego anche perché. Non mi sarei mai aspettato che il mio video messaggio sui rapporti fra l'Italia e la Germania suscitasse un così grande interesse. Ho ricevuto tanti commenti via email e su YouTube. Commenti gentilissimi e commoventi, ma anche critiche, però critiche costruttive e in fondo fondate. Lo ammetto, il mio messaggio era semplice. Ho solamente detto che la Germania deve far di più e che dobbiamo affrontare la sfida insieme. Sì, semplici esortazioni e belle parole non bastano, ma a volte ci aiutano a comprendere ciò che è essenziale da ciò che è secondario. E secondo me è veramente essenziale questa comunanza di interessi, questi sentimenti e valori condivisi. Senza questo fondamento possiamo dimenticarci l'intera faccenda. Senza questo fondamento saremmo sopraffatti dai problemi minimi. Per questo mi rallegro che una settimana fa, qui a Berlino, si sia svolta una manifestazione per esprimere solidarietà all'Italia. L'azione era organizzata e promossa da deputati tedeschi e movimenti pro-europei. Ho partecipato anch'io. Davanti all'ambasciata italiana abbiamo firmato un appello congiunto italo-tedesco ai governi di tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione Europea. Eccovi la mia firma, comunque lo si chiami, Corona Bonds, Euro Bonds, Recovery Bonds o Compassione. Siamo con voi, Italia. Vale la pena riassumere brevemente i punti essenziali dell'appello. Dobbiamo dimostrare ora di essere una comunità di valori in cui ci si aiuta vicendevolmente e con un destino comune. È un momento cruciale per la cooperazione in Europa. Per questo è necessaria una condivisione degli oneri, per esempio attraverso l'apertura immediata di una linea di credito sanitaria nel MES, oppure attraverso l'emissione di European Health Bonds che abbiano un obiettivo comune, chiaro, definito. L'Italia è stato il primo paese europeo a essere colpito profondamente da questa pandemia e ha pagato un prezzo elevatissimo. In questo momento non possiamo permetterci di essere divisi. È il momento di restare uniti e lottare per un futuro comune e migliore. Hashtag We are in this together. Ce la faremo solo insieme. E poi, che cosa è successo il giorno dopo? Il giorno dopo, il Consiglio europeo ha finalmente approvato il Recovery Fund. Come lo ha descritto il vostro primo ministro? Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa. Ok, lo so, abbiamo ancora dei dettagli da chiarire, ma è comunque un inizio. E finalmente vorrei ritornare alla questione dei nostri rapporti. L'Italia e la Germania, ci conosciamo davvero? Siamo amici oppure degli estranei? Come mai ci accompagna da sempre questa strana vicenda di odio-amore? Eccovi un nuovo libro, appena pubblicato. Si chiama Italia, ritratto di un paese straniero, scritto da uno dei migliori conoscitori tedeschi dell'Italia. Un paese straniero. Allora pare che non ci conosciamo ancora, che dobbiamo continuare questo discorso, che dobbiamo fare uno sforzo a comprenderci meglio del resto. Ci sono anche tanti capitoli belli nelle nostre relazioni. Per esempio nel calcio. Scusate, sono un tifoso di calcio.
Lo sapevate che per molti tedeschi della generazione più anziana, forse la partita più bella nella storia del calcio era quella fra l'Italia e la Germania nel 1970 a Messico. Riva, Rivera, Beckenbauer, Müller. All'epoca la Germania ha perso 3-4. Ma secondo mio padre è stata la partita più bella, malgrado la sconfitta. Grazie di nuovo per la vostra partecipazione e attenzione. Vi saluto da Berlino. Ciao.